Il vero, se vogliamo dire il principale o il più importante top di gamma di LG del 2019, arriva ora, forse con un po' di ritardo, ma non fate l'errore di sottovalutarlo perché il suo prezzo è veramente aggressivo e tutte le carte in regola per essere un top di gamma, beh, ce l'ha. Scopritelo nella recensione completa. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di LG G8S ThinQ, ovvero il nuovo smartphone top di gamma di LG. Ne abbiamo già visto uno dei top di gamma di LG pochi giorni fa, poche settimane fa, ovvero V50. Quest'anno LG ne ha fatti due, come sempre, ma li ha fatti contemporaneamente, quindi V50 e questo G8S ThinQ e questo pannettino per pulire il display che, ragazzi, oh, è sempre una cosa in più e mi fa piacere che l'azienda faccia attenzione a questo dettaglio. Coverina che vi faccio vedere perché nella versione asiatica che avevo provato in precedenza non c'era. Cavo USB tipo C, alimentatore da 9 V 1.8 A e queste che sono le solite ottime cuffie con il filo, con il tasto qui, con i tasti sul controller. In-ear, delle buone cuffie, mi piace tra l'altro anche il connettore a L, mi piace molto come soluzione. Ovviamente dipende da ciascuno, credo che ciascuno gli possa piacere o non piacere, è solo una mia considerazione personale. Quindi confezione tutto sommato abbastanza completa. Voglio però farvi vedere un secondo la coverina perché è molto spessa e tra le altre cose, guardate, è un po' incassata il bordo posteriore più alto della parte centrale. Questo è lo smartphone con questo effetto specchiato molto prominente. E questa è la cover. Lo smartphone non è di suo sottilissimo o strettissimo, soprattutto questa cover lo rende un pochino più cicciotto, ma lo protegge veramente bene. Mettiamola così, mi ha colpito in qualche modo. In un mondo di cover tutti uguali, tutti inutili, questa, quantomeno per essere una cover in omaggio, è una cover che ha un senso, cioè protegge davvero ed è leggermente diversa da quello che si vede comunemente, ma magari è soltanto una cosa mia. Smartphone realizzato in modo eccellente con profilo in metallo lucido, vetro sul retro posteriore piatto. Il fatto che sia lucido non mi fa impazzire, non è la mia soluzione preferita, ma è una cosa molto personale. Peccato che le fotocamere siano appena sporgenti in G8, che è il G8S che si compra fuori dall'Europa. Questa parte qui invece è completamente piatta, peccato. Carrellino per doppia SIM o SIM più micro SD, tasto di accensione è molto in alto, ma io lo uso solo per accenderlo e spegnerlo, per il resto uso invece il doppio tocco qui sulla parte frontale, due tasti per il volume e tasto per Google Assistant. Inferiormente la porta USB-C, il microfono, lo speaker e il jack audio da 3,5 che non è sparito. Parliamo di dimensioni, 76,6, 155,3, 8 mm, scusate, 8 mm e 76,6, 181 grammi di peso, non è pesantissimo, ma non è neanche leggerissimo, una buona via di mezzo per le sue dimensioni, è ancora IP68, ancora Military Standard 810G. Lo smartphone ha vari sistemi di sblocco, io comincio utilizzando il lettore di impronte sul retro che 3, 2, 1, poggio e si sblocca in modo, guardate, velocissimo. Molto molto preciso. Tra l'altro vi faccio vedere che mi piace moltissimo questo effetto, questo sfondo, questa animazione di sblocco che attende un secondo e poi c'è questa transizione laterale. Mi piace veramente tanto questa animazione di sblocco, ve l'avevo mostrata anche sul mio Instagram personale. Ma non indugiamo e parliamo di hardware. Quindi processore Snapdragon 855, octa-core da 2,84 GHz con GPU Adreno 630, 6 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di memoria interna UFS 2.1, espandibile tramite micro SD rinunciando alla seconda nano SIM, Wi-Fi AC, dual band, Bluetooth 5.0. C'è l'NFC, non c'è il LED di notifica, ma si può far lampeggiare il LED flash posteriore come LED di notifica. Abbiamo poi lo sblocco con il lettore di impronte, ma anche uno sblocco tramite Z-Camera qui sopra, presente all'interno di questo grosso notch, che racchiude tutta una serie di sensori, come un illuminatore infrarossi, un ricevitore infrarossi. E quello che succede è questo. Allora, chiudo un attimo, devo un attimo sistemarmi per mettermi davvero davanti al telefono e non davanti alla videocamera. Nel momento in cui premo, lui mi riconosce e si sblocca.
Il riconoscimento è praticamente perfetto, funziona sempre, veramente in ogni condizione di luce, ad ogni angolazione provo a angolarlo un pochino più verso il soffitto, vedete, ecco, qui non è affatto perpendicolare davanti al mio volto, così è perpendicolare, ma mi aveva sbloccato comunque. Non è oggettivamente un fulmine, lo sblocco con il volto, ma è estremamente preciso, sono pochissimi gli smartphone Android con questo livello di sicurezza sullo sblocco con il volto. Due cose che mi ero dimenticato di dirvi. La prima è che dal punto di vista dell'ergonomia è un po' largo, fa un po' iPhone, diciamocelo, però il design comunque mi piace, lo trovo molto molto armonioso, appunto fa un po' quell'effetto che dicevamo iPhone. E poi una curiosità, scusate se mi prendo un attimo gioco di LG così, ma sulla pellicolina qui davanti c'è scritto pentacamera con tanto di disegnino della doppia camera frontale, cosa che invece non è affatto presente su G8S ThinQ. Qualcuno si deve essere sbagliato facendo la grafica della plastichina che si leva quando si compra lo smartphone. Ancora, andiamo avanti. Parlando dell'hardware, vi parlo della vibrazione, perché feedback aptico fantastico, ovvero quando toccate i tasti, anche il suono che fanno i tasti se aumentate leggermente il volume. Adesso, no, non si sente. Non si sente perché? Ah, perché non disturbare, va bene. I suoni che fanno, che fa appunto il anche i tasti quando li si preme, è veramente il fantastico, veramente un feedback fantastico. Decisamente meno fantastica la vibrazione per le suonerie, perché ho perso una serie di telefonate in questi giorni, assurdo, per colpa della vibrazione. Una cosa che si può fare è che la potenza della vibrazione si può regolare, ma io l'avevo già al massimo sia per le chiamate che per le notifiche, e veramente è stato il più alto numero di chiamate perse in questi giorni, purtroppo per colpa della vibrazione che non si sente. Quindi ho dovuto tenere la suoneria a volume alto, cosa che io, ve lo devo essere sincero, non faccio quasi mai. Display da 6.21 pollici Full HD Plus 1080x2248 pixel, non è più un Quad HD Plus come succedeva sulla famiglia G. Per me ci sta, per me va benissimo, perché secondo me uno smartphone dove non si sfrutta la realtà virtuale come questo, perché non c'è una piattaforma di realtà virtuale come invece per esempio c'è sui Samsung o sui Pixel, il non avere il Quad HD va più che bene, non si nota la differenza e la qualità rimane ottima. I colori sono fantastici, veramente un sistema operativo con dei colori molto gradevoli, e quando si gode di contenuti multimediali si può sfruttare anche la tecnologia HDR, visto che supporta l'HDR, è un display OLED. C'è l'Always On, l'avete visto, quando si blocca lo smartphone appare l'ora, è anche bello vistoso. Non si può interagire con le notifiche, ma si vedono, ecco qua voi vedete l'illuminatore ad infrarossi che sta cercando il mio volto. Lo sblocco di nuovo con il lettore di impronte sul retro, c'è il doppio tocco per risvegliarlo e c'è una funzionalità che però non mi è piaciuta, che è questo del True View, che dovrebbe essere un po' il True Tone di iPhone per adattare lo schermo alla luce ambientale. Funziona, ma i cambi sono molto repentini, cioè a volte si sblocca lo smartphone e un secondo dopo lui se ne accorge e cambia il colore tutto insieme. Non è così che dovrebbe funzionare. Una cosa che purtroppo, ve lo devo essere sincero, non mi è piaciuta è il fatto che inclinando lo smartphone, guardate, lo schermo diventa verde. Dovete ovviamente un po' fidarvi, perché sì, lo si vede molto poco qui, ma è uno di quegli OLED i cui bianchi diventano verdi. L'ho detto per esempio anche del precedente Pixel, è una cosa antipatica, non tanto perché è fastidiosa, perché non si riesce a usare lo smartphone durante il giorno perché non cambia nulla, ma perché quando si spendono tanti soldi queste cose non si vorrebbero vedere, non dovrebbero succedere, ecco, mettiamola così. Parliamo di software, 9.0 Pi, con le patch in questo caso aggiornate a maggio. Non posso garantire per gli aggiornamenti futuri di LG, non è stata super costante in questi ultimi mesi / anni. Ci sono tutta una serie di funzionalità, fra cui una che LG tra virgolette vende di questo smartphone: sfruttare la Z camera qui davanti per sbloccare lo smartphone con il reticolo venoso, quindi mettendo la mano davanti lui riconosce il reticolo venoso, più sicura addirittura dello sblocco con il volto 3D,
e sblocca lo smartphone. Funziona, ve l'ho fatto vedere nell'anteprima, avevo già usato la versione coreana, non l'ho più riutilizzata perché non è comodo. È un modo molto figo per far vedere che ci sono dei sensori super fighi, ma questi sensori usateli per lo sblocco 3D, che è molto più intelligente, altrettanto sicuro, o quasi altrettanto sicuro, comunque a standard altissimo, non come lo sblocco 2D, lasciate perdere. Ci sono però le Air Motion, vabbè, ve le faccio rivedere al volo. Allora, bisogna un po' imparare a utilizzarle. Bisogna prima mettere la mano a circa 5-6 cm di distanza. Appare questa barrettina. A questo punto incuneate le mani in questo modo, lui le riconosce e muovendole da una parte o da quell'altra va ad aprire le applicazioni. Finché la barretta è lì, vi basta rincuneare le mani e lui appunto le ritrova, e potete per esempio, tra le altre cose, anche andare a sistemare il volume. Non bisogna essere dei geni, devo dire che funziona oggettivamente praticamente al primo colpo. Finché rimane quella barrettina, vedete, potete rincuneare la mano subito, è sparita, quindi se io incuneo non succede nulla, dovete rimettere la mano a circa 5-6 cm, appare, e qui potete eseguire vari comandi. Fra questi comandi ce n'è uno che ho utilizzato forse un pochino più di volte, che è questo. Voi aprite e chiudete la mano, no, ha preso il volume, niente. Aprite e chiudete la mano in questo modo. Purtroppo ho il microfono davanti che mi blocca qualsiasi cosa. Lo devo fare dalla qualsiasi cosa che non sia l'applicazione di musica, se no mi appare il controllo del volume. Quindi voi sostanzialmente aprite il software che vi pare, il Play Store, c'è ancora la barrettina, mettete le mani così, aprite e chiudete e lui va a farne uno screenshot. Vi posso garantire che funziona veramente sempre, ma non solo in una posizione comoda. Comunque avete visto, una volta che voi ci prendete la mano si riesce a utilizzare bene, ma ok, servirà per farlo vedere agli amici. Perché? Perché lo sblocco 2D, 3D, sostanzialmente le persone non capiscono qual è la differenza, mentre invece questo stupisce e si può capire che c'è un hardware diverso. Però ok, lo sblocco 3D, tutto il resto lasciatelo perdere. Non ho detto ok Google, ho detto ok sblocco 3D. Dal punto di vista software, altre cose, c'è la... che è successo? C'è la floating bar qui con delle scorciatoie, abbastanza comodo, ma per qualcuno magari abbastanza inutile. Potete scegliere di cambiare queste gesture con i tasti. Non capisco perché con il primo swipe qui non appare la lista delle applicazioni. Secondo me le persone non capiscono che c'è un secondo swipe da fare per accedere al drawer delle applicazioni. C'è la modalità gioco, peccato per le notifiche, qui ce ne stanno solo un paio. Questa cosa è abbastanza noiosa. Andiamo un pochino più veloci, mi sono un po' perso con gli sblocchi. 12 megapixel f1.8 stabilizzata, 12 megapixel f2.6 stabilizzata zoom 2x, 13 megapixel f2.4 grandangolare, 8 megapixel f1.9 quella frontale. Insomma, un set di fotocamere molto molto interessante, non penta, al contrario di quello che dice il fogliettino illustrativo quando si apre lo smartphone. Interfaccia semplice, chiara, messa a fuoco fantastica. Una delle cose che mi piacciono più degli smartphone LG è che la messa a fuoco è veramente un fulmine, e basta spostarlo un attimo, guardate, rimette a fuoco, rimette a fuoco, rimette a fuoco, rimette a fuoco, velocissimo. Qui ci sono i tasti per le tre fotocamere, quindi zoom 2x, grandangolare, fotocamera classica, qua c'è Google Lens, fotocamera frontale, effetti in tempo reale, e qui scorrendo potete accedere alle altre modalità. Non mi piace molto questa modalità di scorrimento, è un po' troppo lenta, anche perché qua giù in altro si nascondono un sacco di opzioni interessanti, come il triple shot che fa una foto con tutte e tre le fotocamere nel giro di un secondo e mezzo, il jump cut flash che fa quattro foto e ne crea una GIF animata, Steadicam che va a ottimizzare ancora di più la stabilizzazione elettronica dello smartphone ma perdendo un po' di qualità, cinevideo, e poi anche il video, eccolo qua, lo stavo cercando, non lo vedevo, in modalità manuale. La fotocamera in modalità manuale invece è qui, se premete sulla pennetta potete in sostanza andare a riorganizzare queste funzionalità, e come vedete può essere molto comodo per esempio spostare il triple shot, non so perché non l'ho fatto finora perché mi sarebbe tornato molto comodo, qui accanto, e invece magari levare la e-cam, che sì, funziona, ma ogni volta devo scegliere fra automatico e e-cam, secondo me è una cosa che non ha molto senso. Come vengono le foto? Bene, bene. Non bene come il V50 o altri top di gamma, soprattutto con poca luce, dove le foto qui appaiono un po' scurette, ma è veramente una bella fotocamera. Ottimi controluce, guardate questo controluce con neon pienamente dietro alla finestra e con uno Psyduck peluche davanti.
Vi scorro davanti tutta una serie di foto che ho fatto in una casa in campagna, bellissime all'aperto, sono veramente delle foto notevolissime. In sequenza questo è un selfie, ok, ma su un top di gamma forse mi aspetterei una fotocamera ancora migliore. Una foto quasi al crepuscolo, venuta decisamente bene. Una al buio totale, venuta ok. L'F1.5 del V50 in questo caso per esempio non si batte. Un paio di foto a dei fiori, belle. Un'altra foto a Nian, un altro selfie mio con Nian. Una foto al tramonto. Tutta una serie di foto a una cena spagnola fatta a casa di un amico, fantastica, e poi un'altra foto di notte, questa è venuta molto bene, molto bella devo dire, con tutte le luci perfettamente illuminate, un'altra foto a un fiore, un'altra foto d'interno e chiudiamo con un'altra foto di Nian. Mi sono piaciute veramente tanto, una fotocamera di quelle come quella del V50 di un LG che mi riporta indietro un po' nel tempo quando era lo standard in assoluto per le fotocamere, qui veramente un ottimo lavoro. Audio DTS:X 3D, ma andiamo a provare gli speaker e non le cuffie con Shotgun Legends, alziamo al massimo. C'è un sistema di audio doppio, se vogliamo dire, non proprio stereo ma doppio, con la capsula auricolare che sì, non è centrata nel mezzo, è decentrata sul lato, qui ci sono tutti i vari sensori dell'illuminatore. Io sono uno molto attento a queste cose di design e onestamente questa non mi disturba particolarmente, ma ho letto un sacco di commenti cattivi su questa cosa, come a me disturbano altre cose, probabilmente a qualcuno invece disturba questa. L'audio è abbastanza sbilanciato verso destra. No, non dovevo andare da lui. Ok. Un buon audio, devo dire, oggettivamente un buon audio stereo, che però appunto non è perfettamente bilanciato. Bene, lo smartphone tra l'altro non sta scaldando particolarmente, se non la temperatura normale di utilizzo intenso. Molto bella anche appunto un po' tutta l'esperienza multimediale, dal bel display al buon audio. Io devo urlare per stargli sopra. Bene, sia dal punto di vista audio che dal punto di vista gaming. Salto la telefonata di prova perché sono andato molto molto lungo. Vi parlo di batteria, comunque sulla ricezione del wifi e del 4G niente da dire, anzi 4G Plus che ho trovato veramente veramente veloce su questo modello, forse un pochino più anche di altri. Ricarica veloce, Quick Charge 3.0, ricaricherà wireless 10W, batteria 3550 mAh. Sono arrivato a fine giornata sempre, non ho avuto una giornata super stress in questa settimana di prova, quindi posso dire che sì, sono arrivato a fine giornata, ma probabilmente con una giornata stress a fine giornata inizierete ad avere un po' di range anxiety, come si dice ora con le Tesla elettriche, quindi un po' la paura di non farcela ad arrivare alla fine della giornata. Prezzo 769 euro, sono 80 euro meno del G7 dell'anno scorso. Certo non c'è più un Quad HD, ma secondo me ci sta alla grande. Non c'è più il Boombox, ma secondo me ci sta alla grande anche quello. Non c'è più il Quad DAC, questo è un po' antipatico, ma diciamocelo, secondo me ci sta. 769 euro è un prezzo molto aggressivo, brava brava LG. Tra l'altro lo si trova a 668 euro su Amazon, ancora altri 100 euro meno. In sostanza un top di gamma che esce ora con un hardware davvero top di gamma, componenti davvero top di gamma, un'esperienza d'uso buona a un prezzo molto più competitivo degli altri. Ecco, magari non avrà quella cosa super distintiva degli altri, sì ok questo, ma ragazzi questo non può essere il motivo per cui si compra questo smartphone. Però comunque non fate l'errore di ignorarlo, perché è un prodotto che merita la vostra attenzione. Per questa recensione di LG G8S è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.